Benvenuti e bentornati sul canale del Ciclismo Dimenticato. Oggi vi parleremo di una cosa abbastanza particolare alla quale molte volte non si dà un gran significato e sono le fughe bidone. Se non avete ancora messo un mi piace al canale, mettetelo, iscrivetevi e per chi non avesse visto il video della puntata precedente ci sarà nel box il link alla quale accedete. Magari non si dà un gran valore. Questo è quello che succede da parte delle squadre, degli uomini di classifica che vedendo fughe, specialmente all'inizio delle gare a tappe, quando la classifica non è ancora delineata, lasciano che succedano e molto spesso queste fughe prendono anche distacchi abbastanza incontrollabili, a tal punto che poi dietro smettono di rincorrere e magari la tappa viene vinta con distacchi che possono andare dai 7, 8, 10 minuti in su. Sicuramente molto più esperto di me lo è il nostro amico il commissario, il quale dal vivo e in gara ha visto e ha partecipato a queste fughe e quindi lasciamo a lui la vera spiegazione. Ciao amici e ben ritrovati. Oggi con questo mio breve video vi voglio parlare di fughe bidone. Nella mia carriera direi che la fuga, tra virgolette, bidone, andata a buon fine, io direi quella del Giro di Svizzera che ho vinto nel 1993. In una delle prime tappe andò via questa fuga che arrivò con 18 minuti o giù di lì, anche se devo però precisare che non ero da solo e non eravamo neanche in pochi, perché eravamo quasi 30 i corridori che erano arrivati con quel vantaggio. Poi chiaramente io sono stato l'unico dei 30 fuggitivi in quell'occasione a tener botta e riuscire a salire sul gradino più alto, mentre il secondo e il terzo, Jaskula e Skartin, non facevano parte di questa fuga. Direi che soprattutto per gli uomini abituati a questo genere di azioni, a questo genere di bidoni, direi che bisogna dargli atto che sicuramente hanno avuto e hanno tuttora un grandissimo coraggio. Bisogna avere anche una discreta condizione, perché sicuramente quando si va in fuga o da soli o in compagnie o compagnie anche più numerose, sicuramente non si ha paura di prendere il vento in faccia, e di vento in faccia vi posso garantire che se ne prende molte, molto in quell'occasione. E io quando l'ho fatta in solitudine devi anche cercare di trovare la concentrazione per tenere botta ad ore e ore e ore fatte in bicicletta in solitudine. Anche questo aspetto a poco del bidone è molto, secondo me, del corridore con le palle, come si dice in gergo ciclistico. E con questa mia massima vi lascio. A presto, ciao! Numero 5 c'è la tappa del Giro del 2010 che dalla Lucera porta all'Aquila, una tappa molto lunga che ricordiamo arrivava all'Aquila, città che l'anno prima era stata devastata dal terremoto. La tappa è molto lunga, di 262 km, Vinokurov, Astana e Maglia Rosa. Dopo 30 km parte una fuga di 60 corridori, quindi già di per sé è una situazione piuttosto atipica, dovuta dal fatto che il clima e la pioggia aveva reso la tappa molto dura. Nella fuga ci sono personaggi di spicco come Sastre, come Pozzovivo, come Wiggins e come Ricci Porte, che poi sarà il personaggio principale di questa parte di giro. Ricci Porte poi non si rivelerà un carneade, perché poi sappiamo tutti che farà una carriera di un certo rilievo, ed era al momento maglia bianca. La tappa finisce con 18 minuti di vantaggio, perché dietro si disinteressano per motivi soprattutto climatici e per poca organizzazione. Si sa che in questi casi le squadre danno il compito alla maglia rosa, altrimenti se negli anni o per motivi particolari
si sono creati degli attriti, queste sono le situazioni in cui poi le castagne se le devono togliere dal fuoco i principali responsabili. La tappa viene vinta dal russo Petrov, Ricci Porte prende la maglia rosa che poi manterrà per i 3 giorni successivi, la cederà allo spagnolo Arroyo che successivamente la cederà a Ivan Basso, il quale sarà il trionfatore del Giro d'Italia. Numero 4, Roger Valcoviac, francese, il quale anche lui, grazie ad una fuga a bidone, vincerà addirittura il Tour de France. Questa è la 46esima edizione della Grand Boucle, orfana di grandi nomi, e quindi mancano Bobet, manca Coppi, manca Koblet, e questo darà un po' adito al fatto che la gara in sé non era molto competitiva. Nella tappa numero 7 di 244 km, che verrà vinta poi dall'italiano Fantini, grazie a questa fuga a bidone, Valcoviac prende la maglia gialla. Il suo percorso non sarà semplice perché poi, il giorno dopo, cederà la maglia gialla ad un olandese, ma sulle montagne lui si difenderà egregiamente grazie al vantaggio accumulato in questa tappa. Vincerà il Tour de France. Un aneddoto è che con i soldi che poi lui prenderà da questo Tour de France e comunque dalla sua carriera, si ritirerà e gestirà una pompa di benzina assieme alla moglie. Durante il Tour de France e successivamente verrà denigrato per la sua vittoria, perché chiaramente lui era veramente un illustre sconosciuto che aveva vinto un Tour de France che apparentemente non era fatto da grossi nomi, ma questo non importa, e a testimonianza di questo ci sarà in seguito le dichiarazioni di Bernard Hinault. Ci sono persone che dicono che Valcoviac non avrebbe dovuto vincere il Tour, avrebbero dovuto esserci. Si prese la maglia, la perse e la riconquistò. Non era un ladro, il Tour non è un regalo. Al terzo posto c'è un francese, Christophe Agnoluto, storia fantastica. Fa saltare il banco in un Tour de Suisse del 1997, dove con una fuga a bidone addirittura lui vincerà il Tour de Suisse. Ciclista abbastanza atipico, perché a 23 anni firma il suo contratto con la Petit Casino. Lui viene da altro tipo di lavoro, probabilmente era un ciclista molto appassionato, riesce a firmare il contratto, che parte non nel migliore dei modi perché l'anno successivo nel Fiandre si rompe una clavicola. Rientra, vince una gara minore e guadagna la partecipazione al Tour de Suisse al posto di un pezzo da 90 che è Pascal Richard. Nella seconda tappa fa una fuga assieme ad altri tre, a 27 km dall'arrivo se ne va e arriva con 2 minuti e mezzo dai suoi amici di fuga e lascia agli uomini di classifica e al gruppo 11 minuti. Questo gli permetterà di avere un bottino ragguardevole da gestire per tutto il resto delle tappe. Il Giro di Svizzera è una gara a tappe non troppo lunga, ma sempre molto impegnativa, con ottimi partecipanti, perché è a cavallo fra il Giro d'Italia e il Tour de France e quindi diventa una gara di preparazione. In questo caso ci sono personaggi di spicco, uno su tutti, Jan Ullrich, il quale si dannerà l'anima per cercare di chiudere lo strappo e il vantaggio che Agnoluto aveva, il quale nonostante tutto molto intelligentemente gestisce e vincerà il Giro di Svizzera. Poi successivamente si renderà autore di una vittoria sola al Tour de France, farà una carriera da buon gregario, ma questa fuga bidone potrebbe essere considerata una delle fughe bidone con la F maiuscola. Posizione numero 2 c'è quella che verrà considerata la più grande fuga bidone della storia del Giro d'Italia. Quel Giro d'Italia era un giro i cui favoriti naturali erano Coppi e Koblet, che se le suonavano regolarmente di santa ragione, con Bartali che era all'ultima partecipazione. Koblet partecipava con la delegazione svizzera come capitano e Clerici correva nella sua squadra, in quanto il padre di nascita e di provenienza era italiano, ma per motivi politici era stato confinato in Svizzera ed aveva un negozio a Zurigo, un negozio di biciclette. Clerici fa il suo esordio nel 47 sotto la bandiera italiana, ma in una gara, quando Koblet cade, lui lo aiuta
e viene mandato via dalla delegazione italiana e quindi sarà costretto a prendere la cittadinanza svizzera. Siamo nel Giro d'Italia del 54 e a quel tempo c'erano delegazioni straniere, come capitava anche all'Italia, che partecipando al Tour de France partecipava con la squadra della nazionale. La tappa è quella che arriva all'Aquila ed è in serie la terza tappa, una delle tre tappe più lunghe. La quarta, la quinta e la sesta tappa sommate facevano quasi 1000 chilometri. Se voi pensate, nel 54 1000 chilometri in tre tappe, con le bici che avevano nel 54, con gli indumenti che avevano nel 54 e con l'assistenza che non avevano nel 54, queste erano veramente tappe da follia. Clerici prende la maglia rosa, la fuga prende 30 minuti di vantaggio e Clerici è in fuga assieme ad altri quattro compagni, tra cui Assirelli, che era un enfant du pays. Clerici manterrà la sua maglia rosa fino alla fine, gestendo il vantaggio. Arriverà a Milano con 24 minuti sul compagno di squadra Coble, 31 minuti su Coppi, e quarto arriverà Assirelli, che era stato suo compagno nella fuga a bidone. Nella penultima tappa ci fu un episodio che agevolò parzialmente anche la vittoria di Clerici, ed è il famoso sciopero del Bernina, dove i corridori scioperarono nei confronti dell'organizzazione e passeggiarono sul passo del Bernina, stando tutti uniti e tutti compatti, salvo poi lasciar vincere la tappa, o meglio, la tappa fu vinta da Koblet, e questo non piacque molto né all'organizzatore né tantomeno ai tifosi. Infatti a Milano Clerici vince il giro e all'arrivo verranno fischiati i corridori, ad eccezione di Clerici, Assirelli e Bartali, che era la sua ultima apparizione al giro, mentre Coppi fu molto contestato, il quale portò come scusa il fatto che la sera precedente alla tappa Palermo-Taormina aveva avuto un'intossicazione dovuta alle ostriche. La number one delle fughe bidone è senza ombra di dubbio quella di El Diablo Chiappucci. E qui parliamo del Tour de France del 1990. Allora, Claudio Chiappucci diventa professionista con la carriera di Boifava nell'85 e lì rimane fino al 96, due anni prima del suo ritiro definitivo. In questa squadra, che se vi ricordate bene, era diventata famosa soprattutto per il fatto che aveva sdoganato questo nuovo tipo, questa tipologia di abbigliamento. Infatti aveva questi pantaloni con il tessuto che richiamava i jeans, che erano molto simpatici. In questo team lui farà da gregario a pezzi da 90 come Visentini, Roche, Bontempi, e successivamente correrà anche con l'indimenticato e indimenticabile Marco Pantani. Negli anni si farà apprezzare come ottimo scalatore. Infatti nel 1990 lui si presenta al Tour de France, alla Grand Boucle, con la maglia di scalatore, di miglior scalatore del Giro d'Italia, e pertanto la sua ambizione sarà quella di vestire la prestigiosa maglia pois d'Olta Pot. Il caso vuole che nella seconda tappa, che era relativamente corta perché poi verrà seguita subito da una cronometro a squadre, era di 138 km e nonostante la lunghezza relativa, lui va in fuga assieme a Penzec, Bauer e Massen. Riescono a prendere addirittura 10 minuti di vantaggio. La tappa verrà vinta da Steve Bauer, canadese, il quale prenderà anche la maglia gialla. Chiappucci si porterà in dote questo vantaggio di 10 minuti che, assieme a Penzec, altro scalatore come lui, potrà usufruire di questi minuti nelle tappe che verranno quelle più difficili, dove i big dovranno cercare di riuscire ad avvicinarsi il più possibile, e soprattutto LeMond è uno dei favoriti per via del fatto che le cronometro sono sul suo terreno, dovrà darsi da fare. In questo tour abbiamo pezzi da 90 come Gianni Bugno, che è vincitore corrente del Giro d'Italia di quell'anno, LeMond, vincitore del Tour de France dell'anno precedente, Pedro Delgado, vincitore del Tour de France del 1988, e Roche, compagno di squadra di Il Diablo Chiappucci. Come appena accennato, arriveranno le montagne e chiaramente dei quattro
della fuga, i due più portati alle tappe di montagna saranno Chiappucci e Penske, i quali riusciranno a mantenere i minuti di vantaggio. Arriveranno le tappe del Monte Bianco e dell'Alpe d'Huez, che chiaramente incoroneranno i favoriti come Bugno e Le Monde, ma la situazione è sempre la stessa: il vantaggio sui big è di 9 minuti e il distacco fra Chiappucci secondo e Penske maglia gialla è di 50 secondi. Nella cronoscalata di Villard-Lans, Penske scricchiola e poi crolla, e Chiappucci, tra il tripudio dei tifosi italiani, va in giallo. Chiaro che adesso la situazione è di questo tipo: Le Monde deve rincorrere e ha come arma a suo vantaggio Penske, i quali astutamente cercano di far cadere Chiappucci nella trappola, e in una tappa perderà 5 minuti portando il suo vantaggio a soli 2 minuti e mezzo, che poi non si riveleranno sufficienti per la classifica finale. Sui Pirenei si difende egregiamente e arriva alla cronometro finale con una dote di 5 secondi di vantaggio su Le Monde. Chiaramente una cronometro di 45 km è molto severa, impegnativa, e non nelle corde di un atleta che è dotato per la salita. Breuking vincerà la cronometro, ma Chiappucci, con una strenua difesa, cederà la maglia gialla a Le Monde, ma riuscirà a mantenere il secondo posto con soli 13 secondi di vantaggio su Breuking, secondi che porterà a Parigi e quindi gli permetteranno di salire sul secondo gradino del podio sui Campi Elisi. Indossare la maglia gialla al Tour de France è qualcosa che si può raccontare ai nipoti. Indossarla per 8 giorni è orgoglio, perderla 2 giorni dalla fine chiaramente ti lascia l'amaro in bocca. Ciao, sono Claudio Chiappucci e volevo raccontarvi della tappa del Sestriere, da me vinta ovviamente, nel lontano 1992 del Tour de France, una lunghissima fuga, oltre 200 km, su una tappa di 265 km e con 7500 metri di dislivelli totali, che è il record della storia del Tour. Vi posso assicurare che non è stata una fuga bidone, perché sono sempre stato da solo davanti per chilometri e chilometri inseguiti veramente da tutti. È una tappa difficile, è stata non preparata, è nato tutto per caso, perché volevo vincere quella tappa perché era l'unica che arrivava in Italia, e forse mi hanno sottovalutato, però mi hanno rivisto il giorno dopo alla partenza della tappa successiva. È stata una tappa difficile comunque, che è diventata storica grazie anche alla non strategia prefissata che avevamo fatto comunque prima della partenza di questa giornata, ma poi si è tutto stravolto, e questo è il bello, perché poi è diventata una fuga storica, è la storia di questo sport, di questo ciclismo degli ultimi 30 anni, e quindi sono orgoglioso di tutto quello che sono riuscito a fare. Grazie. Finisce qui questa puntata sul canale del Ciclismo Dimenticato. Ricordatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale. Abbiamo trattato questo argomento perché ci sembrava un argomento assolutamente interessante ed in linea col fatto che il canale si chiami Ciclismo Dimenticato. Ci sono moltissimi altri argomenti che sono pertinenti a questo genere di scelta. Sta a voi nei commenti commentare questo video, e se avete qualche richiesta particolare, ed immagino che ce ne siano tantissime, perché come in tutti gli sport, anche nel ciclismo si parla sempre di chi vince, di chi è più forte, di chi va più veloce, però ci sono tante situazioni in realtà nascoste che agli occhi dei più non sono date vedere, ma che a noi appassionati di ciclismo invece ci piace ricordare. Quindi till I drop, whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. And
Anyone in the way is irrelevant. Wanna cross me? Cool, not intelligent. 'Cause I don't forget shit like an elephant.